Buonasera a tutti, siamo qui. Io sono appena arrivato da Napoli, ho preso un treno stamattina presto, quindi sto un attimo riprendendo. Allora siamo qui per presentare in realtà un mio libro che è uscito con la casa editrice Volonté. E il libro è sul jazz napoletano e quindi è tutto uno studio che io faccio da anni proprio sulla commistione del linguaggio napoletano con gli altri linguaggi esistenti, no? Come nel mio caso più orientata verso il jazz, quindi è una commistione proprio tra il bebop, anche il blues e le scale napoletane, proprio per la creazione di un nuovo idioma di linguaggio. E quindi è un percorso su cui lavoro da tantissimi anni e adesso ho pubblicato, dopo svariati anni di studio e che continuo a fare in ogni caso, questo primo libro dove ci sono degli spunti che possono essere utili a qualsiasi strumentista, non è un libro per chitarristi, è per musicisti. E quindi ci sono degli spunti per approcciarsi anche verso questo percorso, quest'altra strada musicale, che può essere stimolante per chi vuole intraprendere anche un altro tipo di percorso. E in realtà dovevo essere da solo qui a suonare, però io ogni volta che vengo a Milano, io ho un fratello che è Gigi Cifarelli, fratello maggiore, e che in realtà da qui non posso proprio prescindere, quindi ogni volta che vengo qui Gigi sarà sempre con me, la stessa cosa anche lui quando viene a Napoli, ci sono io come punto di riferimento. Attore del greco. E quindi vabbè, adesso improvviseremo qualche brano così e vi facciamo ascoltare qualcosina. Iniziamo con un brano di Pino Daniele, versione strumentale di un brano di Pino che è molto bello, che si chiama Chiden Omar. Si accorgi tutto che succeda. In che tonalità la fa? Partiamo di un minuto. Abbiamo provato moltissimo, ragazzi. Sai, ci manca tonalità. Vabbè, ma vedi che tutto quello che suoniamo, può suonare anche a occhi chiusi. Antonio, credo che sia una cosa che ti faccia molto piacere. Io non, siccome sono in questo momento alla sua mercé, perché presentiamo il suo libro. E mi fa piacere, ma credo di dire una cosa che ti farà molto piacere. Dedichiamo questo incontro a Franco Cerri. Assolutamente. Certo, assolutamente. Il più grande chitarrista jazz italiano di tutti i tempi e uno dei più grandi a livello mondiale. Del mondo, assolutamente. Un'icona proprio del jazz mondiale, Franco. È un nostro grande amico, l'ultima volta l'abbiamo proprio... siamo stati proprio insieme io e lui a trovare Franco, e andremo sicuramente a trovare Nicolas e la moglie in questi giorni. Quindi hai già detto tutto tu? Ho detto tutto tu. Peccato che? Vabbè, diremo. Sennò tra un po' c'è un clima veramente bello di relax. Io sono tornato alle 6 dal concerto di Stai. Tra un po' Mad Worm. Vai. Ma io non ho neanche accordato. Thank you.
Thank you.
grazie. Dell'amicizia. Sei tu il che sei tu. Così. Ma tu. Thank you.
Grazie amici. Questo è un Gigi Cifarelli. Grazie Antonio Onorato. Grande questo blues Gigi. È un tema di blues che ho scritto e che forse dedicherò a Franco, perché è proprio una di quelle cose che piaceva tantissimo fare a lui. E adesso sì, facciamo l'ultimo brano. Sì. Ok, un ultimo brano di jazz napoletano. Si chiama From Napoli to Belo Horizonte ed è dedicato a un mio grandissimo amico che è un grande chitarrista brasiliano che si chiama Toninho Horta. Ok, from Napoli to Belo Horizonte. Lo faremo brevissimo. Questo brano lo voglio dedicare a Marco Volonté perché è un brano che lui ama particolarmente. Thank you.
grazie a tutti. Grazie a Carlo, grazie della pazienza soprattutto. Grazie a tutti. Gigi Cifarelli. Antonio Onorato. Grazie.